Ben ritrovati a tutti e a tutti a questo nuovo video nel quale vi voglio presentare un ulteriore strumento da usare nel terminale. Ecco qua, si vede nel titolo, si chiama PEM questo strumento e il suo scopo è quello di permetterci di gestire le nostre spese personali. Ecco. Quindi si tratta appunto, come ho appena detto, di un programma che funziona esclusivamente nel terminale e che può appunto, almeno in parte sostituire alcuni noti omologhi con interfaccia grafica che gestiscono appunto la contabilità casalinga, personale o anche professionale. Questo PEM appunto, è un programma non decisamente non così completo, permette diciamo di fare proprio banalmente registrare entrate e uscite, ecco. Però è un programma sul quale sono capitato quasi per caso e ho ritenuto opportuno ampliare la playlist del mio canale con i vari strumenti da terminale anche con questo PEM, perché no, ecco. Un po' come nello spirito di questa serie di video degli strumenti, delle alternative da terminale, anche questo può essere utile, può non essere utile oggi come oggi con tutti i desktop grafici che abbiamo a disposizione. Vabbè, comunque fa parte della cultura generale, delle conoscenze, poi appunto, ripeto, non si sa mai. Qualora il nostro sistema operativo per un motivo o per l'altro o per un aggiornamento bacato, andato male, non funzionasse più correttamente, ci sarebbe sempre l'interfaccia a caratteri e questo, assieme ad altri programmi, ci permetterebbero appunto perlomeno un minimo di operatività anche senza avere a disposizione il nostro desktop grafico. Quindi benvenga. PEM, dicevo, PEM è il suo nome. Ed è appunto un programma che permette di registrare con dei semplici comandi una spesa oppure un'entrata e di farsi quindi un quadro della propria situazione finanziaria quotidiana e mensile, con tutti i suoi limiti e tutti i suoi pregi ovviamente, ecco, limiti di non avere un'interfaccia grafica, ma anche i suoi pregi di essere snello, leggero, di non pesare sulla propria infrastruttura hardware, ecco. Il nome PEM per cosa sta? Sta per GNU Personal Expenses Manager. Tradotto più o meno liberamente, come faccio sempre, così a occhio e croce, diciamo, sarebbe più o meno il gestore delle spese personali, ecco. Quindi niente di sofisticato, come ho detto qualche istante fa. Niente, non aspettatevi, che ne so, contabilità partita doppia, piani contabili, bilanci, niente di tutto ciò. È un semplice registratore di movimenti, entrate e uscite, insomma, ho speso questo, ho incassato questo. Voilà, tutto lì, però funziona egregiamente per il suo compito per il quale è stato scritto. Come si installa PEM? Ecco, questa è una. Come dire, una particolarità, una deviazione rispetto al tracciato consueto. Qui non abbiamo a che fare con il consueto, il solito archivio PPA oppure con Ubuntu Software Center se si tratta di repository ufficiali, ma questa volta dobbiamo usare una procedura leggermente diversa. Prima di tutto dobbiamo andare a scaricarci il programma. Scusate. Dobbiamo andare a scaricarci un archivio compresso tipo zip, per intenderci se conoscete di più zip, comunque tar.gz è un corrispettivo, un altro formato di archivio compresso, comunque sempre di tipo zip stiamo parlando, quindi è un file che ne contiene degli altri in formato compresso. Allora dobbiamo andare a scaricarcelo perché è qui in questo archivio compresso che è contenuto il programma PEM. Come facciamo? Visto che stiamo parlando di terminale, sicuramente favoriamo la strada dei comandi da terminale. Oppure, come dico qui, prima di attivare il nostro terminale, oppure si può scaricare comunque l'ultima versione del programma e dunque il comando qua sopra coincide già con lo scaricamento dell'ultima versione esistente ad oggi di questo programma. Se non si vuole usare il terminale, si può sempre andare a questo indirizzo.
HTTP, FTP, eccetera, eccetera, che ho aperto qui, lo vedete qua, nella macchina virtuale che sto usando per presentarvi PEM, perché appunto PEM l'ho installato in questa macchina virtuale, non nel mio PC vero. Dunque si può andare a questo indirizzo, dicevo, e scaricarci l'ultima versione. Come vedete, non è proprio un giovincello come programma, c'è stato un rilascio di versione nel 2009. Un aggiornamento in agosto del 2011, poi finora più nulla e magari chissà al futuro più nulla o sarà previsto un altro aggiornamento, chi può saperlo? Solo l'autore del programma. Però vabbè, a parte questo, noi abbiamo bisogno di questo archivio compresso, questo qua, .tar.gz, PEM 079, che è l'ultima versione, la più recente. Questo comando da terminale fa esattamente questo, quindi senza aprire il browser, senza posizionarsi in questo indirizzo, aprendo semplicemente il terminale, copia e incolla di questo comando che ovviamente vi troverete in descrizione del video, come sempre. Vediamo un po' se ce la faccio far copia e incolla nella macchina virtuale. Sì, ecco, quindi questo comando fa tutto ciò senza aver bisogno di nient'altro, semplicemente un terminale. Facciamo Enter. E vedete che il comando provvede ad accedere lui all'indirizzo, a prendersi il file che gli abbiamo detto, a scaricarlo, trac, eccolo qua, scaricato in 0,7 secondi e ce l'ha salvato nella nostra cartella. Vediamo un po' se è vero che l'ha salvato, no, forse qui me l'ha salvato. Ero posizionato nella home, nel terminale, nella mia home, quindi me l'ha salvato lì e non nella cartella di download, però fa niente, andiamo subito a recuperarlo. Allora, la home, così lavoriamo nella cartella scaricati, che è quella classica degli scaricamenti. Voilà. Eccolo qua, PEM 079. Giusto per così, per mostrarvi, faccio un doppio clic, vedete che il contenuto è una cartella con all'interno tutto ciò che serve al programma e tutti i suoi file per farlo funzionare. Volendo proseguire con la strada da terminale, a questo punto prima mi posiziono nella cartella scaricati, così mi ritrovo il mio PEM archivio compresso e faccio il secondo comando. Ecco, prima di questo secondo comando ho inserito nella mia scaletta questa nota nella quale dico semplicemente che la procedura che stiamo per fare sembra vagamente, come dire, chi è abituato a compilarsi programmi dai sorgenti dei programmi troverà certe similitudini in questa procedura. In realtà in questo caso non si tratta per nulla di una vera e propria compilazione dei sorgenti e installazione del programma, ma semplicemente è una procedura che, come dire, piazza dei file preconfezionati in determinate cartelle. Sono praticamente degli script bash, dei shell da terminale, che fanno delle copie dei file necessari per far funzionare PEM. Quindi nessuna vera e propria compilazione dai sorgenti, ma sono già, il programma è già pronto, è solo semplicemente da copiare nella cartella dove è necessario che debbano essere questi suoi file. Era solo una nota informativa più che altro, Non è che influisce sul funzionamento né niente, ma giusto da sapersi, che si vedono dei comandi che sembrano di compilazione e di installazione, in realtà non è proprio come un vero programma da sorgente. Ecco. Dunque, dicevamo, secondo comando che ho già messo il vistino troppo presto, ecco, lo metto adesso, dobbiamo decomprimere questo archivio compresso. Ecco, ancora una volta, volendo usare solo il terminale, c'è il comando tar. Perché tar? Perché l'archivio compresso è di tipo tar, vedete tar.gz, comunque di questo tipo, di questo formato, quindi il nostro terminale ci mette a disposizione un comando specifico per gestire questi archivi compressi. Ecco che faccio copia e incolla anche di questo comando con le varie opzioni già tutte a posto, quindi fate anche voi sempre che vogliate, che vi interessi installare questo programma per provarlo, ovviamente. Comunque fate anche voi questa procedura, enter, e questo decomprimerà l'archivio compresso. Facciamo enter, voilà, l'ha fatto, ci ha fatto vedere cosa ha estratto
e dove l'ha estratto, quindi nella sua cartellina PEM 079. Adesso nel nostro file manager Nautilus o file, che dir si voglia, è apparsa la cartella PEM 079, che non è nient'altro che il contenuto scompresso estratto da questo archivio compresso. Ok, siamo quasi pronti. A questo punto, sempre nel terminale, ci posizioniamo nella cartella, quindi cd pem 079, allora facciamolo pure, cd pem 079, qui siamo all'interno della nostra cartella appena estratta, dell'archivio compresso, e poi iniziamo a configurare le procedure per l'installazione, diciamo così, quindi è un altro comando da usare così come lo vedete nella mia scaletta, quindi ops, faccio incolla, scusate, incolla, ecco, no, allora non ho fatto copia qui, ho dimenticato di fare copia, copia, quindi qui via, facciamo incolla, eccolo qua, punto, barra, slash, configure, enter, voilà, sta facendo il suo lavoro, l'ha fatto, siamo a posto. Da notare che io in questa macchina virtuale in realtà ho già installato il programma. Siccome dovrebbe solo piazzare dei file in cartelle predefinite, dovrei semplicemente sovrascrivere quello che ho già fatto. Però ci tenevo a mostrarvi questa procedura perché è diversa da quella consueta con gli archivi PPA, eccetera, eccetera. Quindi facciamola pure, vediamo cosa succede. Quindi poi altro comando per preparare i file alla compila. Io ho messo delle note così giusto per orientarci un attimo su cosa succede. Quindi configure è intuitivamente è per configurare il tutto per l'installazione. Parliamo così in modo generico, per carità, senza andare nei dettagli. Il make prepara i file per essere installati, i vari file del programma. Quindi facciamo make, make, ecco. E il comando vero e proprio che poi va a piazzare i file di PEM dove devono essere piazzati è questo. Vedete che non a caso c'è sudo davanti, quindi sono necessari i diritti di amministratore perché va a mettere dei file nelle cartelle di sistema tipo USR, bin, tipo queste che sono di sistema. Sì, sapete benissimo ormai che la nostra user di utilizzo normale del nostro desktop non ha questi diritti, quindi abbiamo bisogno di attivare l'utente root amministratore, quindi sudo make install, enter, ci chiederà la password, ecco, adesso spero di non sbagliare quella della macchina virtuale, vediamo un po', ok, ha fatto il suo lavoro, voilà. A questo punto PEM è installato, Quindi questi messaggi sono, come dire, tutta normalità, è il suo lavoro che sta facendo quel comando che abbiamo visto e adesso PEM è installato. Quindi al termine avremo a disposizione il programma PEM e il suo relativo manuale. Quindi per i dettagli, come dico sempre, nel prosieguo della scaletta mostrerò alcune combinazioni di comandi, alcuni comandi giusto per mostrarvi come il principio di come funziona il programma in quanto tale, ma poi per tutti i dettagli, rivolgetevi sempre all'immancabile manuale. Allora, manuale che se facciamo man pen, vedete che appare appunto il manuale di PEM con tutte le sue caratteristiche, eccetera, eccetera, eccetera. Perfetto. Poi, PEM in quanto tale, quindi è presente, è installato e prima di vedere, in modo abbastanza conciso e succinto come funziona PEM, parliamo un attimo della disinstallazione, quindi se vogliamo rinunciare a questo programma che poi in fin dei conti non ci piace, non ci soddisfa, non ci serve a nulla, ci siamo incuriositi, ma poi tra virgolette ci siamo pentiti di averlo installato, per disinstallarlo, essendo la procedura particolare e non consueta, non abbiamo semplicemente un comando di disinstallare, ma dobbiamo andare noi a ripulire il nostro sistema, tra virgolette, manualmente. E come si fa? Sono andato a verificare dove questa procedura, e lo potete vedere anche qui, dove questa procedura va a mettere i vari file,
E vi elenco qui nella scaletta e ve lo lascio in descrizione, ovviamente, dove dovete andare a cercare tutti i file che hanno a che fare con PEM e eliminarli se volete proprio toglierlo dal vostro sistema. Quindi qua in OSR local bin, OSR local sheriff, OSR local share man 1, e poi c'è una cartella direttamente da eliminare perché è proprio una cartella dedicata a PEM, questa qua sotto OSR local share PEM. Vi togliete anche queste, così avete anche quella che tra virgolette possiamo chiamare procedura di disinstallazione. Quindi basta entrare in queste cartelle siccome sono cartelle di sistema, come utente root, quindi amministratore, e togliere tutto quanto l'installazione di PEM ha messo nel vostro sistema. Ok, capito come si installa e come eventualmente si toglie, passiamo a vedere come si usa. Dunque, ovviamente la prima cosa da fare con PEM, cosa si fa appena installato? Voglio cominciare a registrare, voglio iniziare a registrare spese o eventuali entrate. Quindi PEM lavora sempre sulla data corrente, ovvero ad oggi, oggi inserisco le registrazioni per oggi, di anno, mese e oggi. Domani sarà per domani, eccetera, eccetera. Quindi PEM, come dire, è studiato per un uso continuo. Parto da un certo giorno e da lì in avanti sarebbe utile o PEM ci dà un valore aggiunto se poi siamo costanti nel registrare le entrate e uscite giornalmente, perché lui per difetto lavora sempre con la data di sistema praticamente. Oggi è il 9 dicembre, lui inizia, se inserisco una registrazione la inserisce per il 9 dicembre del 2014. Allora, come si fa banalmente ad inserire una registrazione? Il comando più semplice, e ricordiamoci che PEM, ecco, questa è un'osservazione da fare, PEM è, dato il suo nome, il gestore delle vostre spese personali, quindi uscite. Ecco che il comando minimo dà per scontato che stiate quindi registrando un'uscita. Ecco qui la forma è questa del comando, eh? Quindi, se io faccio PEM, come c'è scritto lì nella scaletta, PEM, poi il testo della registrazione faccio, vediamo un po', spese per il tutorial, così proprio inventato, inventato. Ecco che qui la scaletta, forse faccio bene a mettermela qui, visto che il terminale poi è sempre qui in basso, il prompt. Allora, mettiamola lì, quindi testo della registrazione, che sarà un'uscita in questo caso, e l'importo. L'importo è numerico normale, facciamo così, è giusto inventato, un'unità di denaro che voi potete tradurre in euro, in dollari, in, che ne so io, in yen, quello che volete voi, in franchi, svizzeri, nel mio caso, vabbè. E facciamo enter. Voilà, ho registrato per oggi una spesa per il tutorial che sto facendo adesso, così una spesa virtuale inventata, però voilà, fatto una spesa. Come faccio a registrarmi un'entrata invece? Bisogna mettere un'opzione meno e che sta per entrata, diciamo così intuitivamente. Quindi il contrario dell'uscita, PEM meno e, facciamo un po' così, ricavo dal tutorial, diciamo 5 unità di denari, e voilà, ho registrato un'uscita e un'entrata. È piuttosto semplice. Come per tutti questi strumenti da terminale, con le varie opzioni da tenere presente meno, è l'utilizzo costante che fa tanto, perché vederlo così poi, se non lo si usa, poi non ci si ricorda più qual era quell'opzione per fare quella tale operazione, non ci si ricorda più nulla. Se lo si usa come PEM che invita ad usarlo tutti i giorni, poi queste opzioni, meno e, senza meno e, quello che è, diventano naturali perché usandole tutto il giorno, entrano in testa e diventa scontato l'uso del programma stesso. Poi c'è anche una bella opzione in più, che è quello di poter assegnare un'etichetta a una registrazione, ovvero è possibile raggruppare una o
o più registrazioni con una determinata etichetta comune, in modo che poi come dire, nei rapporti, chiamiamoli così, contabili, è possibile ottenere questi rapporti a seconda di una determinata etichetta, volendo, se ci serve, io vi mostro anche questa opzione, è l'etichetta è meno C, l'opzione meno C ci permette di usare un'etichetta, quindi inventiamoci un'etichetta, facciamo meno C, etichetta, facciamo pure tutorial, poi il mio bel testo della registrazione, quindi spese aggiuntive, invento, puro invenzione, spese aggiuntive tutorial, poi l'importo 95 franchi, enter. Ecco, rispetto alle prime due registrazioni, questa volta questa terza registrazione ha in più un'informazione, ovvero l'ho etichettata come tutorial. Avessi etichettato con la stessa etichetta anche le altre due, facendo un resoconto finanziario, avrei potuto chiederlo per questa etichetta. Ecco. Tutto lì. Poi ripeto sempre, se vi interessa veramente questo programma, potete approfondire voi stessi con il manuale, provando, iniziando a fare delle registrazioni assolutamente inventate come le mie qui, vedere i rapporti che vi permette di presentare questo programma, vedete reportistica, siamo già a questo capitolo, quindi dei resoconti, perché un conto è inserire i dati, un conto è vederli raggruppati in un modo ragionato, diciamo così. Ecco, potete fare la vostra esperienza, vedere queste cose. Se vi interessa veramente il programma, poi potete poi ripulire la situazione e ripartire come si deve. Ecco. Allora, reportistica. Ci sono varie opzioni di reportistica. L'opzione meno S, con eventualmente l'indicazione di un numero, stampa un rapporto di n giorni. Ecco, questo n sta per un numero di giorni che volete vedere nel vostro rapporto. Se non si mette nulla, stampa tutti i giorni per il mese corrente praticamente, no? Quindi se io faccio il PEM meno S senza mettere il numero dei giorni, enter, vedete che per il mese di dicembre lui mi presenta tutto quanto io ho inserito. Naturalmente, prima di iniziare a registrare questo video, avevo inserito proprio brutalmente, peggio ancora che inventando, altre giornate di registrazione, giusto per fare in modo che a video vi apparisse qualcosa di più che una tabellina misera con 1 o 2 registrazioni. E vedete che PEM-S, dico, senza nessuna opzione di numeri, di giorni, presenta tutti i giorni, tutte le spese di tutti i giorni che avete inserito per questo mese. In questo caso vedete dicembre, ne ho registrate alcune il 6 dicembre del 2014, questo vuol dire l'anno, il dicembre il 7, il 9 che appunto è oggi, e vedete che il 9 mi ritrovo le tre registrazioni che ho appena messo un attimo fa qua sopra, queste tre. E vedete che lui, a parte il fatto che ha le sue diciture in inglese, perché ormai è un programma anche vecchio e nessuno forse ha mai avuto interesse a tradurlo, comunque non è poi così difficile, c'è la data, vabbè, la descrizione della nostra registrazione ce la ritroviamo, lo capiamo. Ernet è il guadagno, ovvero l'entrata. E vedete che la mia entrata di 5 franchi in effetti è sotto la colonna Earned, quindi entrata. Spent, spesa, anche se è inglese, tutto sommato è abbastanza intuitivo quasi tutto, Spent è quanto ho speso. Vedete che le due registrazioni di spesa che ho fatto prima me le ritrovo sotto la colonna Spent, 150,25,95 franchi. Poi questo PEM fa i totali, sì, fa i totali e delle due colonne ovviamente per questo mese, e alla fine fa, diciamo, la colonna bilancio, quindi vedete che ho un meno 8.000 e qualcosa perché entrate pochine,
669,30 unità di denari, franchi, euro, fate voi, uscite per contro 9.650, ovviamente la differenza, sono in rosso, ok, non lo scrivo in rosso, ma vabbè, c'è il meno davanti, sono in rosso di 8.000 e passa. Mette anche una media di spesa per giorno, quindi expense per day, per giorno, una media, average e media, 311,29. Non so se sia utile o contabilmente significativo questo valore, poi io non me ne intendo tanto di contabilità. Comunque, vabbè, diciamo che in questa mia preoccupante situazione che mi sono creato questo mese, ho delle spese media giornaliere di 311,29 franchi. E voilà, ecco perché sono proprio sotto di così tanti soldini, ecco, diciamo così. Ecco, comunque avete visto un primo esempio di reportistica. Secondo tipo è meno M, con l'opzione meno M che sta per mesi. Se non si mette nulla, stampa tutti i mesi dell'anno corrente, quindi con la S siamo a livello di giorni. Se non si mette nulla, anzi, scusate, posso anche fare un esempio con un numero di S, eh? Prima di passare al mese, mettiamo 2 giorni, lui mi stampa 2 giorni, anzi gli ultimi 2 giorni, in realtà un giorno solo, dov'è finito? Scusate, facciamo così, anzi faccio come l'esempio della scaletta, facciamo 3, 6, 7, 9, 3 giorni. Eccoli qua, che coincidono con quelli che erano già dentro. Comunque, ecco, magari se faccio 2, quanti me ne fa vedere? Se faccio 2 mi fa vedere soltanto le ultime 2 righe del 9. Vabbè, comunque il principio l'avete capito, eh? Lui mostra con o senza numeri il numero di giorni che voi gli chiedete per il vostro, tra virgolette, bilancio, ecco, chiamiamolo così. Passiamo ai mesi, comunque, poi il principio è identico. Ai mesi, quindi visione per mese, se non metto nulla, lui mi mostra tutti i mesi che ho inserito finora per l'anno corrente. Quindi dicevo, l'S lavora a livello di giorni, quindi vi mostra i dati per il mese e per l'anno corrente, ci alziamo di un livello con l'opzione M, andiamo a livello di mese, quindi sarà per l'anno corrente, per difetto. E quindi vedete i mesi del 2014, month of 2014, guadagni, spese, spese per giorno medio, e vedete che appunto dicembre, qui ci ritroviamo con il nostro 311,29. Con le spese per dicembre, avevo messo anche qualcosa per gennaio, giusto per differenziare i mesi, eccetera, eccetera. Anche qui, se si mette il numero di mesi, mostrerà il numero di mesi, se no, mostrerà tutti i mesi dell'anno. Andiamo avanti un po' più rapidamente, tanto il principio l'avete capito, eh? Vabbè, c'è ancora un'opzione PMS, facciamolo pure vedere, meno T che mostra, T sta per totali, e quindi stampa solo il totale, di questo mese per i giorni inseriti di questo mese. Scusate, stavo guardando se coincideva. Vedete che coincidono i totali, però non ha stampato tutto il dettaglio dei giorni, ma solo il totale. Solo i totali. Così come, ecco, c'è anche questa opzione che, vediamo un po' se mi ricordo, meno B che stampa senza la formattazione tabellare. Ecco, questi rapporti stampati finora, vedete che hanno una certa, diciamo, pur sempre con le limitazioni del terminale, ma una certa formattazione tabellare, no? Con un certo allineamento. Se noi usiamo l'opzione meno B, non usa quella formattazione. Quindi se faccio PEM meno S meno B, vedete che è un altro modo di vedere le cose, no? Descrizione. Qui la data, giorno, mese, anno, sì, e qui l'ammontare praticamente. Cosa succede se è una spesa? Ci mette sempre il meno davanti, se è un guadagno ci mette il più davanti. È un altro modo di vedere la stessa cosa, eh?
Carino anche questo, tutto sommato, vedete, col meno e col più, si gioca col meno e col più, qui si gioca sulle due colonne, non si mette meno e più per gli importi perché uno va in una colonna e uno nell'altro, mentre qui è tutta una colonna sola, meno più, meno più, meno più, alla fine arriviamo comunque alla stessa minestra, eh? Io sono sempre sotto di 8.980-70, voilà. Poi l'etichetta, ecco giusto, abbiamo parlato di etichetta prima, PEM S. Con etichetta e mi dovrebbe mostrare, facciamo una prova, che cos'era, tutorial etichetta, tutorial credo, che avevo usato tutorial, vediamo un po' se è vero, ecco. Ecco, PMS tutorial mi mostra per quel tal giorno mi mostra vedete, non ho indicato né numeri di giorni né niente, ma semplicemente l'etichetta mostrami le registrazioni che hai fatto etichettandole con quella tale etichetta. Vedete che per oggi, appunto, il 9 dicembre, poco fa, ho inserito queste registrazioni sotto l'etichetta tutorial. E vabbè, voilà. Questo è quanto. Per il mese la stessa cosa. Va bene, facciamolo pure anche per il mese, perché no, ormai fatto questo, fatto anche l'altro. Vedete che per il mese mi dice, non mi mostra tutti i mesi, ma solo mese dicembre, perché c'erano queste tre registrazioni sotto l'etichetta tutorial, eccetera. Quindi se avete delle cose un po' più complesse che una semplice entrata uscita, volete raggrupparle anche per tipo di spesa o per tipo di ricavo, potete etichettarle, che ne so, spese di manutenzione dell'automobile, acquisto e manutenzione, spese per la casa, eccetera. Potete dare delle etichette e raggruppare le vostre registrazioni. Poi, qui abbiamo sempre gestito giorno corrente, mese corrente, anno corrente. È anche possibile andare in altri anni, perché se continuate a usare questo strumento, prima o poi passate gli anni e continuate a accumulare dati. Ecco che c'è un'opzione meno Y per agire su un anno diverso da quello corrente, quindi anche passato. Per esempio, PEM, vedete qua questa forma, PEM meno S. meno Y maiuscolo, che vuol dire anno, e quale anno vuoi, faccio 2014, quindi l'anno ha due posizioni, 2014, e mi esce praticamente uguale al PMS Enter, perché è l'anno corrente, uguale al primo rapporto che abbiamo fatto, quindi ho chiesto il 2014. Se non sbaglio, ho inserito anche qualcosa per il 2013. Ecco qua, pochissimo pochissimo, il comando l'ho dato qui, ecco 2013, vedete che è cambiato l'anno delle registrazioni. Ho messo un paio di cosine per il 2013 proprio a scopo didattico di questo video, giusto per mostrarvi che si può anche ottenere un anno passato. Quindi voi dite di quale anno voglio, track, voilà. Questa volta abbiamo cambiato anno, vedete, totalmente diverso, 2013. Stessa cosa anche per il mensile, mese, di quale anno. E di quei mesi di quale anno è lo stesso principio, stampo un rapporto dei mesi per l'anno indicato praticamente. Quindi PEM meno M meno Y, facciamo 13, e stampa i mesi per il 2013 praticamente, no? Ecco, quindi diciamo il comando di prima. Siccome il mese corrente dicembre, gli ho detto dell'anno 2013, ma lui comunque mi ha mostrato dicembre, eccolo qua. Per quanto riguarda i mesi, ci siamo alzati di livello. M-M dell'anno 2013 mi mostra tutti i mesi del 2013. Vedete che qualcosa ho inserito un po' per tutti i mesi, per mostrare una bella tabellina un po' più corposa che quelle misere del 2014. Ecco. Avete capito il principio? Si gioca un po' con tutte queste opzioni. Poi ci sono anche gli intervalli di mesi, volendo. Ecco, possiamo anche dirgli, mostrami le registrazioni,
con l'opzione di vediamo un po' di questi mesi, quindi per quest'anno corrente dal gennaio a marzo, quindi meno M sta per, scusate che c'è uno spazio di troppo qua, meno M sta per mese di inizio intervallo, meno n sta mese di fine, quindi 01 gennaio 03 marzo, e mostrami le registrazioni, vediamo un po', e vedete che c'è solo roba di gennaio praticamente, niente da gennaio a marzo, c'è solo roba di gennaio. Stessa cosa si può dare anche l'anno aggiungendo l'intervallo di mesi, eccetera, eccetera. Cosa non stiamo qui proprio a vedere. Avete capito? Insomma, si gioca con queste opzioni. Vi ho mostrato un po' tutte le opzioni di base, quindi l'anno, il mese, i giorni, l'intervallo di mesi, e si gioca, si combinano queste opzioni per poi ottenere un rapporto come lo volete voi, come vi interessa. Ecco. Ultima parte per chiudere un po' il cerchio su questo PEM, dove li mette i dati. Perché qui abbiamo visto che ci risultano archiviati dei dati dove accidenti li mette. Ecco, li mette in una cartella nascosta nella vostra home, eccola qui, home.pem, la vedete qui, e quella cartella, appunto, PEM, la popola man mano che voi progredite nelle vostre registrazioni, questa sottocartella viene strutturata e popolata da ulteriori sottocartelle che stanno per gli anni. Ecco, io ho inserito proprio a scopo didattico un paio d'anni, vedete il 2013 e il 2014. Queste cartelle a loro volta includono dei file separati per ogni mese, aprile, agosto, scritti in inglese, agosto, dicembre, luglio, giugno, marzo, eccetera, eccetera. Vedete, sono sottocartelle, scusate, dei file in queste sottocartelle degli anni, e la struttura è appunto questa, no? Praticamente c'è PEM, poi sottocartella anno e poi il mese come file di testo, quindi anno mese. E questi file sono dei semplici file di testo, quindi vediamo un po' luglio del 2013, se io lo apro, vedete che luglio del 2013 contiene tre registrazioni. PEM, come dire, ci pensa lui a dare un identificatore univoco delle registrazioni con questo numero che non siamo noi a gestire, ma quando noi registriamo lui glielo assegna in un modo suo, insomma, non preoccupiamoci di questo. Poi questo è il testo della registrazione, questo è ecco, lo dico qui come struttura, possiamo anche seguire, qui l'ho chiamato ID registrazione, ovvero identificatore della registrazione che è la prima colonna, poi virgola la descrizione della registrazione, eccola qua, poi l'entrata se si tratta di un'entrata, in questo caso abbiamo, vedete, due uscite perché l'entrata è a 0, mentre qui c'è un'entrata di 2500 per esempio, e poi l'uscita, 1400, due uscite, e l'eventuale etichetta. In questo caso non ho usato etichette, vedete che non ce n'è. Per il 2014, durante il video prima, mi sembra che ho usato l'etichetta da qualche parte, vediamo un po', vediamo un po'. Ecco qua l'etichetta tutorial, la vedete qua, per le spese aggiuntive, l'etichetta tutorial, ne avevo usata anche un'etichetta chiamata etichetta, vabbè, nei miei esempi. Comunque vedete che l'etichetta tutorial, quando ve l'ho mostrata, lui l'ha aggiunta come ultima colonna a destra, l'etichetta che può o non può esserci anche, questo è solo l'esempio. Ecco, volendo naturalmente questi file, essendo dei puri file di testo tipo CSV, tipo quelli separati da un separatore, come chi usa spesso Excel o così conosce questi file CSV che si importa e si esportano dati, sono separati da virgole, quindi basta sapere che il separatore è una virgola, si possono benissimo importare in un foglio calc, basta che si indichi, che si imposti la virgola come separatore dei campi e voi potrete importarvi le vostre registrazioni anche in un foglio di calcolo calc, tranquillamente per rielaborare ulteriormente o far quello che ne volete. Ecco, quindi diciamo che come abbiamo già visto in altri video, questa una delle caratteristiche di questi prodotti, di questi strumenti da terminale, è che molto spesso, per non dire quasi sempre,
usano dei semplici file di testo per archiviare le informazioni che noi elaboriamo con i programmi stessi. Questo fa anche molto comodo per avere un'informazione in chiaro e perfettamente comprensibile anche di ciò che fanno questi programmi e di ciò che producono questi programmi. Quindi vedete che sono dei semplici file. E appunto la struttura l'avete vista. Quindi se voi andate avanti per anni a registrare con PEM, avete 14, 15, 16, 17, eccetera, eccetera, eccetera. Poi i comandi ve li ho mostrati come fate andare a recuperare in modo organizzato le vostre informazioni. E voilà. Con questo praticamente è tutto. L'ultima nota, ecco, l'ho già detto all'inizio del video, ma vi sarete anche accorti vedendo un po' come è strutturato e come funziona, che è un programma, diciamo uno strumento, diciamolo pure, molto semplice e anche grezzo rispetto a forse chi è abituato a programmi molto più sofisticati di contabilità. L'ho già detto all'inizio come avvertimento, non aspettatevi chissà che, è un programma semplice, però il suo lavoro lo fa bene, in modo semplice, ma lo fa bene anche con dei comandi tutto sommato non difficili da memorizzare ed acquisire. E chiaro che non permette, che ne so, ecco, se si fa un errore di battitura in un testo di una registrazione e ci dà fastidio vedere quell'errore di battitura, non c'è la funzionalità che ci permette di correggere almeno il testo, non dico l'importo, ma il testo della registrazione. Come fare? Vabbè, vi ho detto che sono semplici file di testo, se qui avessi scritto qualcosa di sbagliato basta correggere, si salva e il testo della registrazione è belle che corretto, così come tutto il resto, eh? Quindi rispetto magari ai programmi contabili evoluti che non permettono assolutamente di ritoccare importi e roba varia, perché la contabilità è una cosa precisa. Qui è come dire alla buona, proprio per uso personale, quindi voilà, avete capito? È l'ambito e il concetto di questo programma. Come sempre, vi lascio anche un paio di riferimenti in rete, se vi ha incuriosito anche questo ennesimo strumento da terminale. Con questo concluso, vi faccio un bel saluto e vi attendo alla prossima occasione. Ciao ciao!